Allora, riprendendo la lezione di ieri e quindi gli aspetti relativi alla resistenza che il materiale offre alla propagazione della cricca, possiamo in qualche modo ricordare alcuni dei concetti. Chiaramente non ripetiamo l'intera lezione, ma ricordiamo alcuni dei concetti. Sostanzialmente stiamo cercando di caratterizzare in maniera quantitativa quella resistenza che il materiale offre non più a una rottura in campo plastico macroscopico, quella in qualche modo è prevedibile, tiro, a un certo punto tiro così tanto che globalmente il mio sistema va in campo plastico con attivazioni prima delle dislocazioni, poi dei piani di cristallini che vanno a scorrere uno sull'altro e una macroscopica rottura che nel caso di una trazione unidirezionale si estrinseca addirittura con una strizione localizzata e una macroscopica modifica della forma del mio oggetto. Quindi questo è un caso semplice, ma in qualche modo un caso in cui voi progettualmente non vi ci troverete mai. Voi non romperete mai un pezzo perché globalmente l'intera sigma è andata sopra R con M. Sarebbe un tale errore progettuale assolutamente inaccettabile. Quello che vi sto raccontando qui, che appunto andiamo a vedere poi nel dettaglio per quanto riguarda le procedure per la determinazione del parametro critico, è in realtà una procedura di prova nella quale voi determinate un valore di questo parametro K, che andiamo adesso a spiegare meglio, in cui globalmente il vostro sistema è in totale campo elastico normalmente, ma localmente, a seguito della presenza di certe discontinuità, abbiamo una plasticizzazione localizzata in una certa zona ristretta e localmente condizioni critiche tale per cui le discontinuità possono propagare in maniera stabile, come vedremo forse oggi nel seguito della nostra lezione quando parleremo della fatica, o addirittura instabile con rotture catastrofiche. Quando parlo di rotture catastrofiche, immaginate per esempio tubazioni sotto pressione che esplodono letteralmente con cricche che propagano alla velocità del suono nel mezzo. Quindi parliamo di rotture improvvise, di rotture catastrofiche, rotture che comportano il collasso di strutture anche molto grandi. Tant'è che queste tubazioni che trasportano per esempio idrocarburi presentano gli arresti di cricca, sono degli anelli, sostanzialmente cerco di bloccare questo fenomeno almeno limitando i danni dell'esplosione stessa. D'accordo? Qui abbiamo raccontato semplicemente il fatto che un materiale anche omogeneo chimicamente possa presentare localmente delle disomogeneità chimiche anche abbastanza importanti, perché per esempio in questo caso, è un esempio questo, abbiamo a che fare con un materiale bifasico. Non vi ho ancora detto nulla sulle modalità di preparazione di questo oggetto, ma non è che se voi prendete un materiale, lo affettate, lo mettete sotto un microscopio, osservate questo, non è così. C'è tutta una procedura di preparazione che consiste in quello che si chiama appunto preparazione metallografica. Il pezzo va tagliato, va normalmente inglobato in una resina particolare per poterlo maneggiare in modo più agevole, va lucidato secondo, chiamiamole carte vetrate, non sono carte vetrate, ma comunque carte abrasive a granulometria sempre più decrescente, va poi dopodiché lucidato usando o polveri diamantate o paste diamantate o ancora allumina, a granulometria sempre decrescente, e quindi va attaccato mediante attacchi chimici o elettrochimici, quindi c'è tutta una procedura per poter mettere in evidenza quelle strutture metallografiche di interesse. In questo caso mettiamo in evidenza per esempio la fase grigetta, non vi dico cos'è perché questo non mi interessa, e certamente i bordi grano della nostra fase. Quindi abbiamo due strutture metallografiche ben evidenti e quindi vediamo il nostro materiale in maniera molto molto evidente. Questa struttura bifasica legata a un processo di laminazione, cioè qui immaginate di vedere a un ingrandimento per esempio 200 per, cioè ingrandito 200 volte, in realtà un cubetto ricavato da questo piatto macroscopico. Un piatto è un oggetto, un semilavorato che presenta due dimensioni molto più grandi della terza, ma con la terza abbastanza spessa, dell'ordine del centimetro sostanzialmente. Bene, in questo caso vediamo che un sistema chimicamente omogeneo, ma grazie al processo di lavorazione, che è appunto quello di una lavorazione a caldo o a freddo, in questo caso potrebbe essere una lavorazione a freddo perché presenta una fortissima anisotropia, abbiamo proprietà meccaniche differenti a seconda di come ricaviamo il provino. In questo caso provini CT, ma se noi prendessimo dei provini di trazione, quei provini a osso di cane sostanzialmente, e li prelevassimo nelle varie direzioni, potremmo ottenere differenti sistemi, differenti comportamenti meccanici macroscopici appunto a seconda della direzione di prelievo. Questo perché nel caso, immaginate, nel caso un provino preso lungo lo short, noi potremmo addirittura avere un caso ideale in cui si prende solo un bordo grano
come superficie di interfaccia. Capite bene che la resistenza meccanica che può offrire un sistema di questo tipo al modulo di dislocazione, ai meccanismi di deformazione, è certamente molto più bassa di un sistema che invece preveda, ad esempio, tutti i grani presi lungo la loro direzione più resistente. D'accordo? Quindi chiaramente una anisotropia comportamentale anche abbastanza importante. Come vi ho detto anche ieri, poi, enormi differenze fra il T e l'L normalmente non ci sono. Ci sono differenze, però non sono particolarmente spinte, almeno non sono così evidenti come quelle invece per quanto riguarda provini presi lungo lo short, lungo la direzione del corto del nostro piatto. Quindi questo appunto, ma ripeto, questo nel caso un laminato, se abbiamo per esempio un centrifugato, se abbiamo per esempio un estruso, se abbiamo per esempio un forgiato, problemi analoghi si vengono a presentare, però in quel caso la microstruttura non è così bella, potremmo anche dire, definire bello questa microstruttura, non è così bella da vedere, sono un po' più complicate e quindi l'aspetto, diciamo, di anisotropia è meno evidente, d'accordo? Ieri abbiamo visto poi nel dettaglio qual era la procedura di prova per poter determinare il valore critico del parametro K. Torniamo un attimo a monte per ricordare di cosa abbiamo parlato. Noi abbiamo detto, nel caso di sollecitazione unidirezionale, oggetto cilindrico, cioè un provino sollecitato uniassialmente, la sigma descrive in maniera compiuta lo stato tensionale nella zona centrale e ci permetteva di determinare dei valori critici, fossero essi R con E o fossero essi R con M, tali da caratterizzarci la resistenza del materiale. Attenzione, nella condizione di una distribuzione delle sollecitazioni unitarie omogenea sull'intera sezione. Questa condizione però è assolutamente restrittiva rispetto ai casi reali. In realtà ciò non avviene letteralmente mai, anzitutto perché non abbiamo mai una situazione così semplice e già questo ci porterebbe fuori da questa idealità. Inoltre poi, perché vengono a cadere delle condizioni che sono alla base della validità di questo discorso in cui sigma è il parametro fondamentale per la descrizione dello stato tensionale, perché molto spesso l'omogeneità e l'isotropia delle condizioni chimiche, fisiche, meccaniche di questo oggetto non sono rispettate. Appunto, per esempio, abbiamo visto per il motivo che abbiamo visto prima. Quindi a questo punto diventa più proprio l'utilizzo di un parametro differente, il parametro K', in realtà abbiamo visto anche l'esigenza a volte di poter utilizzare K' o K' a seconda delle direzioni reciproche che fa la direzione di propagazione delle cricche e la direzione di applicazione del carico, dove in effetti questo K' ci descrive la situazione di tensioni all'apice di una discontinuità chiamata cricca, dove tanto più alto questo valore, tanto più intensa è l'intensificazione degli sforzi che abbiamo all'apice di questo sistema. Globalmente il nostro provino, questo è ovviamente lo zoom di un provino sollecitato, globalmente è in campo elastico, ma localmente, in corrispondenza di queste discontinuità, può andare addirittura a valori così alti. Se questo qua è l'R con E, questa zona qui è plasticizzata, d'accordo? E quindi abbiamo un danneggiamento irreversibile localizzato. Io vi ricordo sempre che l'R con E era quel valore del carico unitario per il quale, al di sotto del quale, le deformazioni erano rigorosamente irreversibili. Cioè, noi togliendo il carico tornavamo allo stato esattamente di partenza. Poi vi ho detto che ciò non era totalmente vero, ma per i limiti della prova di trazione questo era accettabile. Oggi vedremo più in là che non sarà proprio così. Nel caso del K', che è appunto questo parametro all'interno del quale rientra certamente la sollecitazione applicata, ma nella sua computazione, perché appunto va calcolato, rientrano appunto la sigma, ma rientrano anche gli aspetti geometrici dell'oggetto che stiamo considerando, aspetti geometrici che possono essere considerati con delle formulazioni analitiche, dei polinomi, delle formulazioni più secante di coseno iperbolico di eccetera, che dovete sostituire i numeretti del vostro oggetto e avere il valore del K' in corrispondenza di certe cricche. È chiaro che poi per un oggetto complicato, di forma complicata, una cricca posta così o una cricca posta così, quando noi sollecitiamo in maniera un po' più strana, può dare valori di intensificazione degli sforzi agli apici delle cricche differenti, d'accordo? A seconda di come sia posizionata la cricca. Va da sé che poi starà a noi progettare l'oggetto andando a cercare di localizzare le condizioni più critiche a seconda della forma dell'oggetto, eccetera, eccetera. Come vi ho detto anche ieri, non sempre è possibile avere un'espressione analitica della geometria dell'oggetto che stiamo considerando
e quindi molto spesso sarà necessario utilizzare delle modalità di approccio numerico, elementi finiti e altro che andrete a imparare in altri corsi. Nel caso della determinazione del KPOC ovviamente è una prova meccanica, come nella prova di trazione ci sono messe le condizioni ideali per determinare i parametri ideali R con E e R con M, anche nel caso del KPOC andiamo a vedere di utilizzare delle formulazioni, delle forme semplici dei provini tali da poterci dare delle espressioni del K' che siano sostanzialmente analitiche, in modo tale da non dover andare a fare anche delle complicazioni numeriche molto importanti. E quindi possiamo utilizzare i due provini che vediamo in figura, quello appunto CT a sinistra e il provino di inversione a destra, che sono sostanzialmente dei parallelepipedi intagliati. In questo caso abbiamo anche due fori che servono per l'afferraggio del pezzo, in quest'altro caso invece ci sono due punti di appoggio e un altro punto, più a volte sono due punti di pressione al di sopra, si va a flette sostanzialmente. La procedura di prova, non la vediamo oggi nel dettaglio, chiaramente cerchiamo di chiamare i concetti, è tale da cercare di determinare quel carico in corrispondenza del quale abbiamo una propagazione di una cricca di fatica, di precriccaggio fatta a monte, instabile o comunque non più stabile, che appunto corrisponde al 2% della cricca di partenza. La procedura che abbiamo determinato, che è sostanzialmente una prova di trazione applicata a questo provino strano, che è un provino di forma particolare e precriccato, è tale da determinare un valore del carico F con Q per il quale si ha questa propagazione del 2%, ottenuta sostanzialmente dal valore massimo del carico nella curva carico COD, dove COD era il crack opening displacement, cioè l'apertura della bocca di questo intaglio, con una pendenza, ottenuto mediante l'intersezione con una pendenza di una retta inferiore al 95%, pari al 95% della tangente dell'origine. Tutto ciò che è più alto in range a sinistra è quel valore, quindi nei tre casi, in questo caso corrispondeva proprio con l'intersezione, in quest'altro caso con il valore a sinistra e in quest'altro caso qua col valore massimo della curva di, chiamiamola trazione, non è proprio la trazione sarebbe carico allungamento, qui è un carico apertura dell'intaglio, è una cosa un po' diversa. Dopodiché c'erano da considerare alcune condizioni al contorno, le più importanti, ve le ho dette qui, non sono le uniche in realtà, una era relativa al fatto che la plasticizzazione dell'apice dovesse essere comunque ridotta rispetto alla geometria complessiva del sistema, perché se non lo fosse, a parte che cadrebbero tutte quante le condizioni relative alla validità del parametro K' come realmente capace di descrivere lo stato tensionale, ma poi lentamente, plasticizzando via via sempre di più il nostro sistema, ricadremo sostanzialmente nella validità della sigma come parametro fondamentale, cioè se abbiamo una deformazione plastica macroscopica globale intero pezzo, che necessità c'è di utilizzare un K' che è un fattore, un parametro puntuale in realtà, ci dice localmente cosa succede, quando in realtà la plasticizzazione globale non avrebbe interesse, tra l'altro poi cadrebbe anche di validità come parametro. L'altro, che abbiamo appunto sempre descritto ieri, è una condizione che ci dice una cosa un po' particolare, cioè che datosi che le superfici laterali del provino o del manufatto, per la condizione particolare in cui si trova proprio la superficie, cioè quella di essere libera da sollecitazioni esterne, comportano un incremento indebito di resistenza del materiale, allora io vado a far sì che queste superfici siano considerabili come un effetto trascurabile e devo avere una dimensione del provino tale da poter dire il mio pezzo si sta rompendo in condizioni di deformazione piana, che sono le condizioni proprie dell'interno del pezzo stesso. Quindi trascuro quel contributo in più che ho dalle superfici. Questo vuol dire uno spessore del provino che a volte può essere particolarmente importante. Vi faccio un caso molto pratico, ad esempio una lega d'alluminio di titanio, lo spessore B-star al di sotto del quale la prova non è più valida è tipicamente intorno ai 3 cm, 3,5 cm. Per poter rompere un provino CT 3,5 cm, una macchina 10 tonnellate non basta. D'accordo? Tanto per darvi dei numeretti, se no altrimenti non sappiamo di cosa stiamo parlando. Con una macchina 10 tonnellate potete fare le tenacità del forse delle leghe d'alluminio, non di più. Già molti acciai non ci riuscite, leghe di titanio non ci riuscite certamente. Quindi questi sono dei numeri realistici e pratici. Qua vediamo un po' di valori del K'C rapportati all'RS, al carico di snervamento. Perché è importante questo? Beh,
Allora, io vi ho detto già ieri che sostanzialmente la tenacità è un parente della resilienza. La resilienza, se vi ricordate, vi ho detto che era imparentata con la duttilità. Sono tutti parametri differenti fra di loro, ma che in qualche modo si richiamano concettualmente l'uno con l'altro. Ma noi sappiamo anche che normalmente, almeno, un'elevata duttilità su un materiale metallico implica bassi valori di R con M, e bassi valori di R con M implicano di conseguenza bassi valori di R con S. Insomma, ne consegue che è complicato, molto spesso impossibile, avere contemporaneamente alti valori dell'R con M, dell'R con S, dell'A percentuale, del KCU, KCV, cioè delle resilienze U e V, Sharp U e V, oppure ancora della tenacità. Averle tutte e due insieme contemporaneamente alti, cioè carichi, capacità di sostentamento del carico molto alto e capacità di resistenza alla cricca molto elevata, è il sogno di ogni materiale, e ci sono alcuni materiali che offrono valori elevati di entrambi, ma sono molto pochi, sono anche tra l'altro molto costosi. Normalmente si deve rinunciare all'uno all'altro. Guardiamo solo il campo delle leghe d'alluminio. Giocando sulle composizioni chimiche e sul trattamento termico possiamo incrementare l'R con S ma a scapito del KQC, oppure aumentare il KQC a scapito dell'R con S, e questo, vedete, è sostanzialmente valido per tutte quante le classi che ho trasportato in questo lucido. Fondamentalmente l'aumento di un parametro implica la sostanziale diminuzione dell'altro, va bene? Ma questo è abbastanza intuitivo, perché se abbiamo un elevato R con M vuol dire che abbiamo bloccato bene le dislocazioni. Se abbiamo un'elevata duttilità vuol dire che stiamo consentendo una deformazione plastica notevole, vuol dire che stiamo consentendo il modo delle dislocazioni, il modo dei piani cristallini. Sono sostanzialmente meccanismi concorrenti tra loro. Riuscire a spingere tutti e due i valori verso l'alto è fondamentale, perché vuol dire avere materiali alto resistenziali e che hanno una grande capacità di assorbimento delle deformazioni plastiche, della resistenza alla propagazione della cricca, ma è molto complicato e molto spesso molto costoso. Potrebbe essere benissimo un problema di trazione, d'accordo? Non presenta strizione. Vedete, è una circonferenza perfetta. Questo in realtà non è un problema di trazione, ma comunque non vedete nessuna strizione particolarmente macroscopica. Vedete qua una cosa un po' particolare, che era l'ultima parte che ha funzionato come resistenza. L'innesco qui, che è un'altra zona in cui partono queste linee concentriche, ma non avete nessuna situazione particolarmente pericolosa. Quello che però possiamo vedere è che la superficie non presenta però quella cristallinità molto spinta che vi ho raccontato, che a volte è sostanzialmente visibile. Se voi vedete un pezzo metallico rotto in modo completamente fragile, vedete proprio le sfaccettaturine anche a conuto. Quindi non ci sono. Qui c'è una situazione setosa. Se voi andaste col vostro dito a toccare la superficie, è come toccare quasi un tessuto sostanzialmente. Ripeto, non si fa mai questa cosa. Però se lo faceste trovereste una sensazione tattile simile al tocco di un velluto, di un tessuto piuttosto liscio, d'accordo? Qui abbiamo delle altre situazioni poco visibili in questo caso, ma appunto stampando, guardandovi sul PC il vostro il lucido, osservate appunto la zona di innesco dalle quali si dipartono delle linee più o meno concentriche. Notate che le linee concentriche sono via via sempre più visibili quanto più aggressivo il mondo esterno, perché se il mondo esterno è visibile, riuscite a entrare, se il mondo esterno è aggressivo, per esempio proprio l'acqua di mare, è riuscito ad entrare nella cricca mentre stava propagando e interagisce con l'apice, il meccanismo lo vedremo in parte in questo corso, in parte in altri corsi, asportando materiale, contribuendo all'avanzamento della cricca durante la rottura. La zona di schianto la notate, perché invece lì c'è una rottura un po' simile a quella che avete visto già nella prova di trazione, c'è deformazione plastica più spinta, a volte una rottura catastrofica, si nota insomma completamente anche proprio della forma del pezzo stesso. Io direi di darci 5 minuti di sosta e riprendiamo fra 5 minuti. Benissimo, ci sono domande? Prego. Allora, praticamente abbiamo visto la superficie di rottura che dall'innesco della cricca fino alla rottura finale, diciamo, delle piccole ondine, sono delle striature. Sì, chiamiamole più che striature, quel termine non è correttissimo, linee di fatica, perché le striature in realtà sono simili ma in scala microscopica, cioè di andare con il microscopio elettronico a scansione per vederle. Invece l'ultimo pezzettino siamo... Quello in pratica, consideri, guardi, la metto semplificato, ma è proprio così. Immagini che la cricca, andiamo indietro, è avanzata così tanto, passate il camion, che la sezione resistente è insufficiente,
ha fatto bene a dire questo che non l'avevo detto, cioè in realtà lei immagini che da questo innesco la cricca è avanzata, il pezzo residuo è rimasto insufficiente, si rompe a quel punto di schianto, perché in pratica addirittura non rispettiamo più neanche l'R con M, l'R con E, cioè andiamo in campi in cui il pezzo non è più dimensionato per quella sopportazione. Non è così semplice, perché in realtà man mano la cricca avanza è sempre il K' o altri parametri che vanno ad agire, perché c'è una cricca che sta avanzando, ma insomma la sezione resistente finale è quella nel quale il pezzo stesso non sostiene più neanche il carico statico, d'accordo? Altre domande? Ora qui vediamo un po', dopo aver visto questo volo d'uccello sui meccanismi, vediamo un po' come Wöhler andò a procedere su questo assale ferroviario. Semplicemente cosa fece? Prese tanti assali ferroviari, li sollecitò per carichi ciclici a ampiezza di carico via via crescente, o via via decrescente, non lo so in che direzione andò avanti, insomma, e vide che il risultato in un diagramma ampiezza del carico, o carico massimo in questo caso, numero dei cicli applicato, aveva una forma di questo tipo qua. Una forma dove in effetti c'è una zona tratteggiata. Perché c'è una zona tratteggiata? Quella è una zona in cui chiamarla fatica in modo completo è abbastanza strano. Vedete lì? È un po' al di sopra del carico di snervamento, cioè stiamo sollecitando sì per un certo numero di cicli, ma intanto 10-20 cicli, roba molto modesta, e poi in modo molto forte, un carico molto alto. È l'esempio che vi ho fatto all'inizio del corso del filo di ferro da rompere, cioè un filo di ferro se si deve rompere lo deformate plasticamente 10-15 volte e vi si rompe, esattamente quello che leggete qui, è quella che si chiama fatica oligociclica dal greco, credo, pochi cicli. In pochi cicli mi si rompe perché sto sotto l'R con M ma sto sopra l'R con E, il pezzo lo sto deformando plasticamente in maniera insufficiente ad avere una rottura immediata, ma dagli e dagli si rompe. Esiste anche il problema napoletano che ci può venire in aiuto in questo caso. Poi c'è una zona intermedia, diciamo, in cui siamo al di sotto del limite elastico e dove in qualche modo in un diagramma che vi faccio notare essere semilogaritmico, cioè le ordinate sono lineari, la scala è lineare, ma le ascisse hanno unità di misura che avanzano per un ordine di grandezza, qui passate non da 1 a 2, ma passate da 10 alla 1 a 10 alla 2, quindi 10 alla 2 a 10 alla 3 sono diagrammi appunto semilogaritmici. Questa zona lineare, questo diagramma particolare, è la zona di cosiddetta vita fatica limitata, dove in effetti abbiamo un andamento pressoché lineare, e infine abbiamo una zona detta anche di vita fatica illimitata, dove praticamente c'è una sorta di asintoto. Questo, attenzione, vuol dire una cosa molto precisa, vuol dire che se io applico al mio manufatto un carico inferiore a questo sigma con D, il pezzo virtualmente dura all'infinito. Perché dico virtualmente? Perché anzitutto nessuno può fare una prova all'infinito, queste sono prove estremamente lunghe. Se qualcuno ha una calcolatrice può vedere quanto dura una prova a 10 alla 8 cicli, per esempio, magari ipotizzando una macchina a 10 Hz. Quanto ci si mette? Qualcuno c'ha una calcolatrice al volo? 10 Hz vuol dire 10 cicli al secondo. Bisogna fare 10 alla 8 cicli diviso 10, che fa 10 alla 7. 10 alla 7 cicli, quante ore sono? Quindi scusa, 10 alla 7 secondi, quante ore sono? 125. Prego? 115 giorni, solo per avere un punto sperimentale. Voi dovete avere 115 giorni in cui non va via mai la corrente elettrica, in cui non... e la prova dura quindi 3-4 mesi, e siamo a 10 alla 8. Per cui capite bene che proprio a livello impiantistico, anche a livello logistico, produrre prove di fatica su un singolo manufatto è piuttosto complicato. Notate il grosso limite di questo approccio. Io qui sto testando un assale ferroviario. Se io questi risultati li voglio trasportare per lo stesso materiale nella progettazione di un pistone, non posso, perché non ho la trasferibilità del risultato. Io so che quell'assale ferroviario, in condizioni ideali, quindi senza aggressività, senza eccetera, con una forma d'onda ben precisa, una qualsiasi fra queste,
mi dà certe risposte. Capite bene che c'è un limite enorme in questo approccio, perché è un limite legato al fatto che se io cambio qualunque di queste condizioni non ho numeri progettuali, non ho un numeretto con il quale poter tentare una progettazione meccanica del mio organo a fatica, che è una cosa fondamentale. Notate che abbiamo poi validi delle leggi comportamentali, delle leggi costitutive, per esempio nella zona oligociclica, questa che ci permette di correlare la deformazione plastica indotta durante la deformazione macroscopica con il numero dei cicli, oppure nella zona di vita a fatica, questo andamento lineare che possiamo esplicitare con questo andamento. Guardate che questo qui è una retta all'interno di questo diagramma, fate il logaritmo a mimetri e ve ne accorgete, d'accordo? Quindi sostanzialmente possiamo utilizzare questo. Però questo tipo di approccio è assolutamente limitato, perché sostanzialmente ci dice che cosa? Ci dice che, torniamo un attimo indietro, al massimo ci riesce a dire che al di sotto di un certo valore del sigma applicato, massimo, ciclico, abbiamo una possibilità di vita infinita, nell'ipotesi di ambiente assolutamente inerte, che già sappiamo non essere mai verificato, tant'è che addirittura se la stessa prova, anzi scusate, la stessa serie di prove viene fatta su un materiale, in un ambiente non particolarmente aggressivo, ma comunque non inerte completamente, invece di avere questo andamento o questa sorta di asincrono, potete avere questo: non esiste più il limite di fatica. Il vostro pezzo, per qualunque carico andiamo a applicare, avrà un numero massimo di cicli. Attenzione, qui entriamo sempre in un ambito di statistica. È chiaro che se io faccio una singola prova ottengo un singolo punto, ma in realtà con certe condizioni farò 4, 5, un certo numero di prove e otterrò una certa dispersione, d'accordo? Quindi immaginate sempre di lavorare con una certa incertezza statistica in queste curve. Ma comunque, ipotizzando di poterla tracciare con una certa precisione, abbiamo questo andamento assolutamente privo di asintomi. E vi ripeto, non serve un ambiente particolarmente aggressivo, bastano ambienti industriali che sono contaminati, ma non sono poi particolarmente aggressivi. Basta un ambiente marino dove si intende appunto l'atmosfera nella quale noi tranquillamente respiriamo e viviamo, d'accordo? Quindi non sono ambienti particolarmente pericolosi anche per l'essere umano. Vi ripeto, l'acqua di mare è un ambiente in cui noi facciamo il bagnetto tranquillamente, ma in cui appunto possono esserci problemi di corrosione generalizzata e localizzata, che scoprirete insieme con me che è quella forse più pericolosa, assolutamente importante. Vi dicevo quindi che questo approccio è un approccio che presenta troppi limiti, ma è sostanzialmente l'approccio con il quale si è progettata a fatica praticamente fino al 1960 o giù di lì, per cui praticamente prima di quella data grosse possibilità alternative non c'erano. Dopodiché si è cominciato ad approcciare il problema utilizzando alcuni dei concetti che abbiamo espresso in questo corso legati alla meccanica della frattura, e quindi cominciando innanzitutto a concepire il materiale non più come assolutamente privo di rottura, diciamo suddividere il materiale da o sano o rotto. Queste curve qua ci dividono il mondo, qui è sano, qui è rotto sostanzialmente, ma cominciamo a concepire il fatto che un materiale di per sé presenta al suo interno tutta una serie di disomogeneità. Un materiale nel suo interno può presentare cricche, discontinuità, eccetera, e attenzione, scopriremo fra un attimo, il materiale, anche se presenta cricche, non è detto che non possa essere utilizzato. Quindi riuscire ad esercire il materiale, a utilizzare il materiale, anche tra virgolette già rotto, o comunque con un danneggiamento interno che è in evoluzione durante il suo impiego. È esattamente quello che vediamo in diagrammi di questo tipo. Ad esempio, facciamo questa ipotesi, prendiamo il provino CT che abbiamo già conosciuto sulla prova di tenacità, in realtà non è esattamente lo stesso, cambiano un po' gli spessori, ma insomma siamo lì come forma. Applichiamogli una sollecitazione variabile nel tempo, a partire dall'intaglio si innescherà per certe condizioni di carico una certa cricca che avanzerà durante la sollecitazione. Questa cricca, man mano che avanza, noi sappiamo che ci permette per un determinato carico di poter determinare
il K primo che sta agendo. Ma se il carico invece di essere statico è variabile fra due estremi, ovviamente se io sto avendo invece di F o P, che non è principale, qui consegue un K primo, un F dovrebbe essere un sigma, c'ho un delta sigma che sta agendo su un provino, per esempio CT, ma io parlo di provino, ma capite bene che sto parlando di provino perché di questo conosco perfettamente la funzione di forma che mi permette di trasferire la sigma, trasformare la sigma in K primo. A questo mi corrisponderà come parametro fondamentale il delta K. Guardate che l'analogia è esattamente a quella che abbiamo visto con la prova di trazione. Vi faccio qui una tabellina di analogia che secondo me è abbastanza interessante. Nella prova di trazione avevamo la sigma cui corrispondeva una R con E e una R con M come valori massimi. Nel caso di forme complicate, di pezzi con discontinuità eccetera, abbiamo come parametro fondamentale il K'. Qui corrisponde un valore critico pari a K'C. Nel caso della fatica secondo Wöhler, noi abbiamo una delta sigma che sta agendo, con sigma max, con una sinusoidale, la stessa cosa, con un valore di ampiezza di carico di vita infinita che può fungerci da asintro nel caso di ambienti inerti. In questo caso, nel caso di propagazione critica di fatica, abbiamo come parametro fondamentale il delta K, cioè quell'ampiezza del valore del K che consegue a un'applicazione di carico variabile nel tempo, per esempio come nel caso che vediamo lì in figura sinusoidale, ma potrebbe anche essere di tipo differente. Questo che cosa ci sta dicendo? Beh, io applico, per esempio attraverso dei perni, un carico ciclico, per esempio, se questo è il carico, questo è il tempo, sinusoidale, e misuro come avanza questa cricca. Posso fare tranquillamente una misura della cricca nel tempo, e se io sto per esempio lavorando a frequenza costante, frequenza è il numero di cicli fratto tempo, d'accordo? Abbiamo praticamente che una misura del tempo ci dà anche una misura di cicli, ma poi basta contarli i cicli, non è poi così complicato sostanzialmente. Io posso tranquillamente ottenere un diagramma, lunghezza della cricca, numero dei cicli, in cui vedo l'evoluzione per un certo delta sigma applicato istante per istante. Io so che dopo un certo numero di cicli la cricca sarà avanzata di un certo numero di millimetri, poi avanza ancora il numero di cicli, aumenta la cricca via via fino a che qui non ho l'arco del pezzo, la cricca è avanzata per esempio fino a qua e qua questo pezzo qui si spacca rischiando, come abbiamo visto poi negli esempi pratici, d'accordo? Questo diagramma in realtà è ancora poco utile. Perché? Perché è un diagramma che di per sé mi dà poche informazioni. Se io invece di questo delta sigma, a parità di rapporti di carico, il rapporto di carico è il rapporto tra sigma min e sigma max, è un parametro che ci permette di raccordare insieme due valori, due valori del nostro carico applicato, noto R e noto delta sigma, noi abbiamo determinato perfettamente che è sigma max e sigma min. In realtà posso avere curve leggermente diverse, quindi riesco ad avere informazioni abbastanza strane. Riesco però ad avere un diagramma che risulta dipendente solo dal valore R in un modo abbastanza semplice. Prendiamo la curva ottenuta e per ciascuno dei punti su questa curva, lunghezza della cricca, numero di cicli, ripeto, una curva sperimentale, io misuro quanto è lunga la cricca per ogni numero di cicli che colgo. Con i sistemi computerizzati è abbastanza facile. Qui davanti ci metto un estensimetro, che è uno scatolotto che legge questo che si apre e si chiude e mi traduce abbastanza evidentemente questo quant'è, ma posso farlo anche con un microscopio che punta sopra la cricca.
modi per misurare la cricca ce ne sono infiniti, modi elettrici, elettromagnetici, quanti ne volete. Per ognuno di questi punti io posso fare due cose. La prima, questo punto ha una scissa e un'ordinata. In particolare l'ordinata è il valore, per esempio, H1. Questo valore H1 mi corrisponde a un certo delta K, noto il delta sigma. No? Quindi io so, qui, questo lo posso tradurre in delta K. In corrispondenza della tangente in questo punto qui, la tangente che cos'è di fondo? È un delta A fratto delta N. Ottengo il dA fratto dN. Ma chi è questo dA fratto dN? dA fratto dN, cioè l'avanzamento della cricca con un certo intervallo di cicli per una frequenza costante è esattamente pari alla velocità d'avanzamento. Vi faccio vedere. Se io moltiplico questo per dt fratto dt, ottengo dt fratto dN per dA fratto dt. Ma dA fratto dt è la velocità, metri sul secondo, per cui è una velocità a tutti gli effetti. dT fratto dN è l'inverso della frequenza, ma stiamo lavorando a frequenza costante, quindi dA su dN a meno della costante coincide con dA su dT, quindi è una misura di velocità. Quindi in pratica questo diagramma, se lo trasformiamo in un diagramma in cui alle ordinate ci sta dA su dN e alle ascisse del delta K, riusciamo a svincolare un po' il nostro sistema, per esempio, da problemi di sollecitazione. Lo rendiamo un po' più aderente alle esigenze di rappresentazione della resistenza, alla propagazione di cricche di fatica del nostro materiale. Notate che usando il K invece del sigma non abbiamo più problemi di geometria. Usando poi questo diagramma invece del diagramma AN abbiamo la possibilità di rappresentare, per esempio, il nostro comportamento per un determinato rapporto di carico, cioè un determinato rapporto sigma min fratto sigma max. Notate che questo diagramma tipicamente risulta essere di tipo sigmoidale. Che vuol dire sigmoidale? Presenta due asintoti, uno di qua, e una zona intermedia. L'asintota a sinistra, chiamato anche soglia, a volte indicato con delta Ks, ma molto molto più spesso indicato con delta Kth, threshold, soglia in inglese, ci dice una cosa ben precisa, e guardate, un'informazione molto più importante rispetto alla sigma con D che abbiamo visto poco fa. Ci dice che se io ho una sollecitazione applicata a variabili nel tempo, tale da generare un valore delta K inferiore a delta K con TH o delta K con S, io ho presente nel mio provino, nel mio manufatto, nel mio pistone, quello che è una cricca. Questa cricca è sollecitata a fatica, ma la cricca non sta avanzando e non avanzerà a meno di interventi esterni, chiaramente, tipo ad esempio un cambio di ambiente, e l'ambiente da inerte o poco aggressivo diventa improvvisamente molto aggressivo. Queste informazioni, notate bene, in questa informazione io non ho più il manufatto, la sua forma. La sua forma rientra nel calcolo del delta K, non è più come il diagramma di Fehler dove quel sigma con D che usciva prima dipendeva dal manufatto, cioè quel sigma con D era 32 MPa per un cucchiaio, 327 per un'altra cosa, perché era molto influenzato dalla forma del pezzo. In questo caso ciò, ovviamente purtroppo questo non è la panacea di qualsiasi problema, ma ciò un valore di soglia con cui ho con certezza il fatto che la discontinuità esiste ma non propaga. Anzi, scusate, è una cosa diversa, che se la discontinuità, se esiste, non propaga, perché non è detto che ci debba stare per forza, non è che se non c'è una cricca dentro ce la dobbiamo mettere a forza, se no altrimenti non riusciamo a calcolarci, ma quella ci dice che se c'è ed è tale da generare un delta K inferiore a delta K TH o delta K con S, questa non propaga. Ma attenzione, questo diagramma non mi dice solo questo, perché se fosse solo questo, in realtà sarebbe un'informazione certamente più importante rispetto alla precedente, ma non ancora abbastanza importante, non ci permetterebbe di salire tranquillamente su un aereo, perché in realtà l'aereo di cricche ne è un'infinità e sono cricche che propagano. Attenzione, non fate le facce preoccupate, purtroppo è così, sono cricche che propagano, e se fosse solo questa informazione non potreste salirci. Cioè questa informazione vi dice, quella sulla soglia, solo che
il pezzo è criccato ma non propaga. Ma noi invece accettiamo di salire su un aereo anche con cricche che propagano, perché ne conosciamo delle leggi costitutive tali da poterci dire: bene, io salgo su questo aereo, ha delle cricche, le cricche stanno propagando, ma la sua legge comportamentale è tale da far sì che io potrò salire in cielo, andare orizzontale, riscendere, questo è il ciclo di carico normale su un aereo, riatterrare in sicurezza e il pezzo non si rompe. Questo è l'assunto di base. È una, ovviamente questa è una modalità progettuale assolutamente innovativa rispetto a quella: il pezzo si è rotto, basta, non si fa più nulla, o il pezzo si sta per rompere. Cioè andare avanti in condizioni di assoluta sicurezza, tale per cui dico il pezzo, la cricca, la discontinuità non può avanzare. No, io accetto che avanzi. Per esempio, di queste leggi comportamentali ve ne ho riportata la più semplice, anche la più antica, del 1961, l'autore è ancora in vita, per cui il signor Paris, si chiama appunto legge di Paris, che ci correla il delta K applicato al DA sud N in un range che è chiamato range lineare, che poi, come vedete, è quello più importante qui sostanzialmente, in cui ho una legge molto semplice. Vi dico lineare perché se voi fate il logaritmo di ambi i membri, qui diventa logaritmo di DA sud N uguale logaritmo di C più M logaritmo di delta K. M e C sono due parametri in letteratura dicono sostanzialmente legati al materiale, in parte vero, in parte no. Su questo purtroppo non c'è ancora unanimità, né ancora è stato tutto accertato. In realtà poi di formule di questo tipo, notate, questa è una formula assolutamente empirica, anche molto semplice, però si arriva dal 61 per tirarla fuori. Esistono delle altre formule che consentono di poter descrivere questa curva sigmoidale in tutti e tre i campi, quello di innesco, diciamo di propagazione, quello lineare e quello finale. Questo che ci sta raccontando, questa parte finale qui ci sta raccontando che il pezzo si sta per rompere, perché in pochi cicli va a rottura. Se io ho una cricca e una sollecitazione tale da generare un delta K di questo valore qua, il pezzo si rompe di schianto, d'accordo? Quindi questo è il campo della rottura di schianto, questo è il campo della presenza di una cricca senza propagazione e questo è il campo della propagazione controllata, detta anche propagazione stabile, cioè la cricca sta avanzando ma non in modo instabile. Questo è invece il campo della propagazione instabile, cioè il pezzo si rompe di schianto perché lo sto sovraccaricando in maniera inaccettabile e la cricca avanza in modo incontrollato, con velocità assolutamente troppo elevata. Qui vediamo, è una sorta di parte, si è emozionato. Poi in realtà qui dovreste vedere che cosa, come si potrebbe ricavare da un problema di trazione di fatica il strano, perché funzionava. Purtroppo questo è un inconveniente che potrà capitare, entrambi risentono molto da temperatura, quando fa molto caldo impazziscono, tendono a impazzire, quindi capiterà anche altre volte, inspiegabile, ma insomma a un certo punto spiegabile. E praticamente utilizzando quello che è disponibile su internet vedrete qua scorrere un profilo, in realtà poi lo sistemerò e lo vedremo nella prossima sezione in modo più dettagliato, ma vedete scorrere un profilo e vedere un diagramma di A su N con un punto che scorre, il che vuol dire praticamente per ogni punto, ragazzi parlate con me, domande? Non parlate, il vostro vicino probabilmente sa meno di voi, sono qui più o meno apposta per poter rispondere. Quando faccio domande non è una richiesta così tanto per riempire il tempo, è essenziale la fase di domande, parlate con me, è utile che vada avanti se non è chiaro, dai, sulle mani, signori, c'era un borbottio, o è fame? Fame, vabbè, capito, lascia perdere che è fame, ho fame anch'io, no, ancora un po' io, dobbiamo fare ancora un po' di lezioni, su, resistete ancora almeno una decina di minuti perlomeno. Allora, qualche domanda, cercate di
Cos'è che non è chiaro? Su, non è possibile, torniamo indietro. Questo non è possibile, è totalmente chiaro. Però se voi non mi arrestate, io proseguo la lezione. Per cui cos'è che non è chiaro? Fate domande precise, io cercherò di darvi risposte per quanto possibile precise. Come si è passati dal diagramma AN al diagramma delta K di A su DN, è chiaro? Per esempio, questo è un passaggio fondamentale. Fatemi sì con la testa, fatemi no con la testa, fate qualunque cosa con la testa. Tutto questo rimane testimoniale degli anni prossimi, io non replicherò questi momenti, per cui rimane indelebile nel tempo, per almeno un paio d'anni, per cui. Allora? Ma io proseguo, per cui sono fatti i vostri. Benissimo! Inspiegabilmente non parte. Vedrò di provvedere per la prossima lezione. Quali sono le reali possibilità di riduzione delle rotture a fatica? Ottimizzare il disegno del pezzo, chiaramente evitare tutte quelle concentrazioni degli sforzi che prevedono poi un'intensificazione troppo elevata. Non potete avere fori, punti di discontinuità troppo acute. Tutto ciò che comporta una concentrazione degli sforzi è assolutamente indesiderato. Scelta del metallo e del ciclo di lavorazione. Chiaramente i metalli hanno resistenza a fatica differenziate. Se andiamo a vedere il diagramma di A su DN delta K, tanto per darci una orientativa possibilità di scelta, noi vediamo questo, che sostanzialmente un diagramma delta K di A su DN, diciamo che a parità di condizioni di applicazione del carico, più o meno questi sono gli acciai, queste leghe titanio e queste leghe alluminio, più o meno, d'accordo? I campi sono questi. Quindi insomma ci sono delle fasce abbastanza ampie di accettabilità, prestazioni differenti. Già la scelta della tipologia di lega è una scelta importante, la scelta della lavorazione del pezzo è importante, il trattamento termico che vedremo più avanti, la finitura superficiale, la scelta di un eventuale trattamento meccanico che comporta l'includimento superficiale può essere anch'essa importante, quindi vediamo che questa è una fase fondamentale. Controlli di accettazione semi lavorati dei pezzi finiti. Evitare che il pezzo presenti già all'inizio del suo utilizzo cricche troppo grosse, perché notate bene, il K può aumentare come valore sia aumentando la sigma ma anche aumentando la lunghezza della cricca. Se io ho una discontinuità presente all'interno troppo lunga, a me bastano carichi bassi per generare un K troppo alto e avere la rottura del pezzo, d'accordo? Quindi è chiaro che avere un controllo dell'accettazione spinto, chiaramente attenzione, spinto quanto è economicamente compatibile e quanto è accettabile da un punto di vista di costi e benefici anche a livello di sicurezza. È chiaro che io non potrò applicare le procedure di sicurezza di una centrale nucleare per la produzione di un cucchiaio. Se sia un cucchiaio di fondo chi se ne importa, se mi sono un pumpessere nucleare mi preoccupo un po' di più, d'accordo? Quindi ecco, è chiaro che per un pumpessere nucleare si prevedono radiografie, un'infinità di controlli che su un cucchiaio non sono previsti, è banale insomma. E poi, e questo è legato al fatto che io ho nel concetto moderno di studio della fatica una discontinuità che avanza nel tempo, il problema di poter controllare questo avanzamento nel tempo. L'aereo quando atterra viene sottoposto a una serie di controlli, non è che ci si fida solo le leggi comportamentali. Io controllo che il pezzo possa essere esercito ancora in continuità e in tranquillità e prevedo una serie di soste cadenzate. Ovviamente non è che ogni volta che scende un aereo si smonta tutto e lo si rimette un'altra volta sotto chiave, no, sotto controllo. Ovviamente ho delle tabelle di controllo e avrò controlli più o meno approfonditi quanto più è critico il pezzo che vado a controllare. Ma vi assicuro che i controlli sono assolutamente frequenti proprio in virtù del fatto che ho un'evoluzione del danneggiamento durante il suo utilizzo. Io il pezzo non ce l'ho rotto o non rotto, ciò posso avere anche così così sostanzialmente, e questo è un aspetto che credo per la maggior parte di voi fosse assolutamente sconosciuto.
per migliorare il comportamento a fatica possiamo fare varie cose, premesso che tutto si rompe, ma possiamo comunque certamente migliorare la finitura superficiale, vi ripeto, perché quanto più è liscia la superficie, quanto più è sta specchio, tanto meno asperità possono in qualche modo evolvere in cricche a partire dalla superficie, premesso anche il fatto che per la maggior parte delle sollecitazioni le superfici sono quelle che hanno in qualche modo la zona più sollecitata, torsione, flessione ad esempio. Incrudire superficialmente. Se io induco sulla mia superficie uno stato di compressione mediante incrudimento, sabbiatura, pallinatura, se io poi vado a sollecitare, in realtà il pezzo, per esempio a flessione, ipotizziamo la flessione, d'accordo? Quando io vado a sollecitare la flessione, è come se sull'estradosso della mia flessione inducessi una sorta di trazione localizzata, d'accordo? Ma se io quella zona lì già ce l'ho un po' compressa, prima che va a lavorare a trazione, deve superare tutta la parte di compressione, quindi andare a deformare plasticamente in compressione sulla superficie vuol dire semplicemente poter avere un delta sigma in più sulla superficie disponibile, quindi un incremento di resistenza del mio pezzo. Un indurimento, notate la differenza tra incrudimento e indurimento, un indurimento superficiale per esempio a seguito di intrusione, esattamente per un tipo di diffusione che comporta un miglioramento di tutta una serie di prestazioni della superficie, ma che comporta anche un miglioramento della resistenza a trazione, a fatica, scusate. Cicli di allenamento. Si è visto, e il motivo ancora ben chiaro non è, che se io prendo un organo meccanico e gli faccio una sorta di rodaggio, un po' simile al rodaggio delle automobili, cioè lo sollecito per un certo numero di cicli, a circa un terzo del carico di esercizio, si vede che poi l'esercizio funziona più a lungo. Bene bene, non si è capito il motivo, ma funziona. E infine, chiaramente, questo mi sembra anche banale, ma va detto esplicitamente, proteggere il pezzo dall'attacco corrosivo. Vi dico già adesso, la corrosione generalizzata, enormi problemi, non li dà, perché insomma, di fondo è difficile sbagliare totalmente il metallo da utilizzare per una certa applicazione rispetto ai problemi di corrosione generalizzata. Possiamo avere problemi di questo tipo, ma insomma è difficile ormai, perché in qualche modo si è piuttosto accorti. Se avete un attacco generalizzato, i guardrail dell'autostrada sono zincati perché devono resistere 10 anni alle intemperie, al fango che viene schizzato dalle automobili, al fumo che viene girato dalle automobili, quindi durano tranquillamente 10 anni. Poi se andate a fare un giro verso il nord, troverete spesso guardrail molto corrosi, non perché nel nord non siano attenti alla sicurezza stradale, ma perché lì purtroppo gelando e avendo quindi l'utilizzo di sali, che devono appunto, il sale viene fatto schizzare su questi guardrail dal passaggio automobili, e abbiamo una corrosione incrementata dal fatto che c'è il sale che va a finire, il sale è cloro di sodio, NaCl, l'Na non dà tanti fastidi, ma il Cl- sì. Imparerete appunto il CL- per lo stesso che sta nell'acqua di mare, può dare enormi problemi di resistenza alla corrosione generalizzata. Ma vi dicevo, a parte questi casi un po' particolari, i veri grossi problemi sono quelli legati alla corrosione localizzata, corrosione non visibile a occhio nudo, la ruggine la conoscete, ma non è di quello che stiamo parlando. Noi stiamo parlando di attacchi che non danno quasi alcuna evidenza esteriore, ma che vi portano il pezzo a rompersi improvvisamente in maniera pressoché inaspettata. L'azione sinergica fra una sollecitazione variabile nel tempo e un ambiente blandamente aggressivo può risultare catastrofica. Cosa vuol dire sinergico? Sinergico è può in qualche modo essere equivalente a dire che non c'è l'additività degli effetti. In metallurgia scopriremo insieme che 1 più 1 può fare 0 o può fare 17, nel senso che i due fenomeni insieme non sono additivi, ma danno un effetto molto più catastrofico dei due effetti separati fra di loro. Cioè, prendere il pezzo, sollecitarlo a fatica e poi metterlo per un certo tempo in ambiente aggressivo non è la stessa cosa di prendere il pezzo, sollecitarlo a fatica nell'ambiente aggressivo. Questa non additività degli effetti per voi può essere veramente abbastanza imbarazzante, specialmente dopo 3 ore di analisi, perché siete abituati a pensare che uno più uno faccia sempre 2. In metallurgia, grazie a Dio, no. E quindi appunto questa additività degli effetti non c'è assolutamente. L'effetto sinergico, che può esserci in fatica corrosione o può esserci in tensa corrosione, può comportare rotture assolutamente inaspettate, perché vi mandano a pallino quelle leggi costitutive che vi ho detto.
È il caso ad esempio dell'aereo che ha perso un pezzo di carlinga in volo, perdendosi anche l'hostess, perché le leggi costitutive adottate erano leggi costitutive legate a un ambiente sostanzialmente neutro e non prevedevano l'utilizzo dell'aereo in ambienti marini quali erano Los Angeles e le Hawaii, per cui praticamente questo aereo da parcheggiato, mettiamola così, stava sempre in un ambiente più aggressivo di quello per cui non era stato progettato. E questo, diciamo, quell'utilizzo di leggi costitutive non conservative ha comportato purtroppo un evento quasi notevolmente incidentale.